Vedremo ora quali sono i passaggi necessari per creare con il nostro Flash 8 una animazione pilotata. Apriamo il nostro programma con un doppio clic. Se ce lo chiede, in questo caso il controllo account utente di Windows Vista è 7. Diamo un clic su sì, quindi una ulteriore conferma, e attendiamo l'apertura del programma. Crea nuovo documento Flash. A questo punto partiamo con il disegnare una forma semplice. Proviamo con la forma di una farfalla. Prendo lo strumento ovale, mi accerto che sia senza bordo, colore arancione può andare bene, traccio, tasto sinistro premuto, l'ipotetico corpo della mia farfalla. Dopodiché lo seleziono, freccia nera, clic, tasto destro, converti in simbolo, in questo caso grafico, a cui assegniamo il nome corpo. Ok, e il nostro corpo finisce nella libreria. Nuovo strumento ovale, senza bordo, colore del tratto, ma sì, un bel blu. A questo punto, in un punto desiderato, tasto sinistro premuto, effettuiamo il disegno della prima ala, lasciamo il tasto sinistro. Per replicare l'ala ed ottenerne una perfettamente identica, clic sulla freccia nera di selezione, un clic per selezionare la nostra ala che diventa quindi puntinata. Per averla esattamente identica, modifica, copia, modifica, incolla al centro, per cui l'ala si porta al centro della nostra scena, quindi dell'area di lavoro, tasto sinistro premuto, portiamo l'ala vicino a quella precedentemente disegnata, clic sullo strumento trasformazione libera per avere le maniglie di ridimensionamento attorno alla nostra ala, ci accostiamo alla maniglia d'angolo con il mouse di modo tale che il puntatore assuma la forma della rotazione, tasto sinistro premuto, leggera inclinazione verso destra, di modo da poter avvicinare le nostre ali. Un clic fuori, a questo punto con un clic all'interno vedremo che le ali con la tecnica della grafica booleana si sono fuse, possiamo, trascinando appena appena, congiungerle al corpo della farfalla. A questo punto, anche per l'ala, seguiamo la stessa procedura utilizzata per il corpo, ovvero clic tasto destro, converti in simbolo, grafico, che per noi è ala, un clic su ok, un clic a vuoto, quindi un clic fuori. Ora, senza nessuno strumento particolare, anzi clicchiamo sulla freccia nera di selezione, mi porto in alto, tasto sinistro premuto, delineo una selezione che sia in grado di contenere la farfalla, lascio il tasto sinistro del mouse e la farfalla diviene interamente selezionata. Clic tasto destro o sul corpo o sull'ala. A questo punto scegliamo converti in simbolo e per noi questo diviene un simbolo clip filmato a cui assegneremo il nome farfalla e clic su ok. A questo punto abbiamo ottenuto una farfalla intera alla quale daremo un primo movimento, quindi sceglieremo come la farfalla deve muoversi sulla scena, per ora senza l'ausilio di pulsanti. La sposto, tasto sinistro premuto, in alto nella scena e realizzo una normale interpolazione di movimento. Quindi, clic sul fotogramma 15 bene sulla casellina, clic tasto destro, inserisci fotogramma chiave, a questo punto controllo che la selezione sia cliccata, tasto sinistro sulla farfalla, vado ad effettuare un primo spostamento, clic quindi sul fotogramma 30, tasto destro, inserisci fotogramma chiave, tasto sinistro sulla farfalla, accertiamoci ovviamente che la farfalla risulti perfettamente selezionata, tasto sinistro premuto, effettuiamo un altro spostamento. A questo punto, per creare una normale interpolazione di movimento, posso muovermi o sugli indicatori neri dei fotogrammi chiave o in un punto grigio qualunque tra le due sequenze di fotogrammi, clic tasto destro, clic con il tasto sinistro crea interpolazione di movimento e ripeto l'operazione anche per l'altro segmento, clic tasto destro, crea interpolazione di movimento, clicco sul fotogramma 1, premo invio e mi accerto che il movimento avvenga correttamente. A questo punto, per lavorare sul clip filmato, faccio doppio clic sulla farfalla ed infatti avrò scena 1 e separatamente farfalla.
Ora ho bisogno di suddividere la farfalla, che è diventata un corpo unico, di nuovo in corpo ed ala, per lavorare separatamente sui due elementi. Clicco con il tasto destro sul corpo o sull'ala della farfalla, dopodiché posso andare su Distribuisci sui livelli ed avrò una situazione come quella che possiamo osservare in figura, ovvero il corpo che sarà da solo, l'ala che sarà da sola, livello 1 che in realtà è superfluo e quindi posso eliminare. Clic tasto destro, clic tasto sinistro su elimina livello. A questo punto ho due livelli indipendenti sui quali poter lavorare.